Ribadiscono l'attualità della loro vertenza i lavoratori precari della Protezione Civile che, dopo aver vinto un concorso pubblico, hanno visto negati i rinnovi dei loro contratti. Oggi tornano alla lotta per il riconoscimento dei loro diritti, rivolgendosi nuovamente alla magistratura. La nostra vertenza è ancora in piedi, noi più forti dell'arroganza di un potere in declino. Inizia con queste parole la nota inviata dai precari della Protezione Civile aderenti alla funzione pubblica della CGIL Molise. Affermano che ieri, 8 gennaio, è stato depositato presso la Corte d'Appello di Campobasso un loro ricorso contro la sentenza di primo grado, emessa tempo fa dal giudice del lavoro Laura Scarlatelli, che, senza entrare in merito alle istanze da loro avanzate, aveva rigettato il ricorso e deciso di compensare le spese. Una sentenza che meritava, ad avviso dei precari, una forte opposizione e dunque la ripresa di una lotta che potesse di fatto sancire quello che considerano un diritto loro negato, quello della tutela del lavoro. Loro che sono stati allontanati dall'impegno lavorativo dopo essere risultati vincitori di un concorso pubblico indetto nel 2012 dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nata con la legge numero 12 del 30 aprile del 2012, come ente strumentale della stessa regione, loro che si sono visti negare il rinnovo dei contratti dopo 15 mesi dall'assunzione. Si ricorderà che tale agenzia è stata nel frattempo, come sottolineano i precari, frettolosamente smantellata nel 2015 dal governo Frattura e ad essa è poi subentrata l'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma, mentre le funzioni di protezione civile sono state ricondotte al servizio regionale, appunto, di protezione civile. È stato quello il momento preciso in cui i lavoratori sono diventati disoccupati. Intanto, tornando all'attualità, sono molto i rumors che avvolgono come un tornado l'agenzia regionale diretta da Manuel Brasiello. Le critiche riguardano certe assunzioni, se non sospette, sicuramente inopportune di amministratori e consiglieri comunali del capoluogo e o di loro parenti. Assunzioni, seppur a tempo determinato, che sono state attuate anche in altri enti regionali. Una situazione che non sembra corretta, anche se la scorrettezza in questo caso è indimostrabile.